comunque è una 3 giorni importante, tutto all'insegna della prevenzione con il campus 3S Salute, Sport, Solidarietà. Sì, io come presidente dell'ordine ci tengo moltissimo a questa iniziativa e quindi ho avuto il piacere di patrocinarla. Tant'è vero che nell'ordine ho istituito proprio una commissione per il volontariato e una commissione per la prevenzione, che lavorano integrandosi. La prevenzione è l'unica arma che abbiamo in questo momento per cercare di fare una diagnosi precoce delle malattie. E in questo senso io sto lavorando moltissimo, tra l'altro come medico, prima ancora che come presidente, ricordo che nel nostro codice deontologico è scritto che il medico deve informare i cittadini e fare un'educazione alla salute. Educazione alla salute che significa educazione ad uno stile di vita corretto, al rispetto dell'ambiente. Quindi quotidianamente tutti noi medici, al di là delle iniziative che ci vengono imposte, che ci vengono richieste, quando parliamo con i nostri pazienti dobbiamo convincerli a sottoporsi a degli esami. E inoltre io ci tengo anche a dire un'altra cosa: come referente dello screening del cancro del colon della nostra ASL, noi stiamo portando avanti quest'altra iniziativa, stanno venendo fuori risultati importanti e quindi invito tutti i cittadini che hanno ricevuto la lettera a presentarsi all'ASL e se non l'hanno ricevuta di andarla a chiedere come si partecipa. Dottoressa, sarà una prevenzione a tutto tondo, quindi una grande festa, possiamo dire, tra virgolette, della sanità, della salute. Esatto, perché oltre all'ospedale da campo, dove verranno effettuate, allestite 10 tende e si alterneranno diverse tipologie di prestazioni, in primis da quella cardiologica a quella gastroenterologica, all'ecomammaria e così via, questo si può trovare sulla brochure. Contestualmente ci sarà un campo in cui sono allestito un palco dove si svolgeranno attività sportive, proprio per far capire l'importanza di associare sempre l'attività sportiva al controllo medico.